Ovviamente ha cercato di venire via, non voleva lasciare il paese. La gente cerca di rimanere ancorata alla sua vita in qualche modo. Dopo giorni e giorni di bombardamenti, noi viviamo in centro di Kiev e quindi dietro Piazza Maidan il rischio di essere bombardati era fortissimo. Arrivato da Kiev con il treno fino a Lviv, il treno ha viaggiato completamente buio per non essere bersaglio. Ecco, prima parlavamo della forza delle donne. Qui con noi in studio Anna Safroncic, grazie Anna per aver accettato il nostro invito a essere nel nostro studio televisivo per parlare invece di una tua storia, di una tua vicenda personale che chiaramente ha un po' fatto il giro anche dei giornali, delle cose, perché tu sei un volto famosissimo in Italia, sei un'attrice di grande successo e hai parlato del tuo papà. Hanno fatto un viaggio lunghissimo, un viaggio al freddo, hanno viaggiato in questo treno completamente al buio per non essere intercettato, per questo treno per non essere intercettato, no? Dalle bombe, si viaggiava al buio. Ecco, ti va di iniziare a raccontarmi questa storia? Abbiamo solamente, mi dicono, 30 secondi di pubblicità e fra poco saremo insieme ad Anna per questo lungo viaggio, ma soprattutto per questo racconto intenso fatto di emozioni che parla di salvezza. Fra poco, 30 secondi, siamo qua. Ecco qua, allora siamo ritornati in studio, Storie Italiane, insieme ad Anna Safroncic, volto conosciuto del cinema, delle fiction italiane, molto famosissimo, però la sua storia della famiglia è legata purtroppo a questa guerra. Si diceva prima un viaggio, un lunghissimo viaggio verso la salvezza. Ti va di iniziare a raccontarmi quello che è successo, Anna? Certo, anzi ti ringrazio per avermi invitata. È una storia allucinante perché non te l'aspetti, perché ormai viviamo tutti in un mondo agiato, un mondo in cui la libertà vige, un mondo in cui mio papà ha sempre viaggiato verso l'Italia, i miei amici vanno a Kiev a trovarlo, insomma, stiamo parlando del nostro mondo di oggi, quindi quando capita a te davvero non te ne rendi conto all'inizio. Io ho avuto delle avvisaglie da parte di alcuni amici. Mi hanno detto porta via papà e abbiamo iniziato ad occuparcene, ma sai quelle cose che veramente non ti toccano, cioè non ti eri preoccupata, non ti arriva l'informazione, cioè non ci credi così tanto, tant'è che io avevo chiamato papà 4 giorni prima della guerra dicendogli papà guarda mi dicono che forse è meglio che tu venga qui da me un po', e lui mi ha detto ma no, gli esami all'università dei miei ragazzi, mio papà insegna canto all'università, è un tenore. E quindi noi eravamo piuttosto tranquilli e invece quei giorni in cui pensavamo di organizzarci non ce li abbiamo mai avuti. Perché già dal primo giorno di guerra eravamo molto preoccupati perché noi viviamo, almeno casa mia, la casa dove sono nata e dove tuttora vivo mio papà, nel centro di Kiev, è esattamente dietro a Piazza Maidan, per cui nel momento in cui si sono accese le sirene, ovviamente l'ansia è arrivata alle stelle e per tutti i giorni che io continuavo a sentire mio padre, grazie a Dio con telecomunicazioni perfette, quindi ogni 2 minuti certo, videochiamata su Skype, su FaceTime, no? Ti accendi e vedi dall'altra parte, intanto senti le sirene,
E già dici non è possibile, perché fino a ieri quella stanza era una stanza magica, era la mia stanza da dove mi chiama papà, da dove c'è il computer, mm-hmm. no? E invece questo perché schermo tremava. All'inizio la Farnesina aveva invitato, no, gli italiani a andare via da lì, ma e, diciamo, questo era come dire, il pensiero di tutti, molti dei nostri concittadini sono rimasti lì, perché nessuno si immaginava questo, come se lo immaginava nemmeno la tua famiglia, che invece viaggia spesso da Kiev e viene anche qui, ma tuo padre ha fatto mille viaggi, fra l'altro avete una canzone bellissima che vi unisce, che è una canzone di Riccardo Cocciante, sì. Ma ecco, questo ti volevo chiedere, ecco, all'inizio c'erano state delle avvisaglie, no? Però ecco, questa un po' le avete sottovalutate. Sì, non è che uno sottovaluta, è che non ti rendi conto che possa essere così grave, perché davvero, ma qualcuno di noi si aspettava di vedere le bombe cadere dal cielo o palazzi distrutti o bambini mm-hmm. in fuga? Cioè era davvero una cosa allucinante mm-hmm. da pensare. E quando io ho capito che doveva per forza andare via, abbiamo iniziato a pensare, ma qual è la via più sicura per la sua vita? Stare dentro casa e aspettare magari una bomba, piuttosto che andare al freddo e passare giorni e giorni, perché ricordiamoci sempre che è successo il 24 di febbraio, mm-hmm. il mese più freddo dell'anno, meno 20 la notte. Certo, quindi l'acqua esatto. che ti porti dietro gela, il panino che ti porti dietro gela, se rimani fuori per 10 minuti da un pullman caldo, una stazione calda, congeli letteralmente. Quindi mio papà a un certo punto mi ha detto questa frase che mi ha sconvolto. Non so perché se ce mi la ha detto. No, mi ha detto semplicemente: io non gioco alla roulette russa, io sto dentro casa mia. Se deve arrivare una bomba, meglio qua, io di freddo non ci muoio. Per cui chiaramente a quel punto. Per tu cui non io cioè, sono veramente andata in panico. Grazie a Dio, grazie insomma anche a sua moglie che è stata molto insistente, il quarto giorno di guerra, quando ci sono stati i primi negoziati in cui la situazione a Kiev un minimo si è affievolita, loro sono andati verso la stazione mm-hmm. e da lì è iniziato il calvario. Questi treni, tutto quello che avete visto, così è anche peggio. Sì, siamo entrati dentro un treno virtualmente. Queste cose qua. Perché la compagna di Vittorio Grigolo aveva proprio preso un treno, credo, se non sbaglio, proprio da Kiev, ma i primi giorni, no? Come dici esatto. te, dopo i primi 3-4 giorni dallo scoppio della guerra, è riuscita a prendere questo treno con grande difficoltà, che poi l'aveva portata insieme alla sua mamma e a un'altra donna, l'aveva portata appunto via in salvo. Sì. Però ecco, già prendere quei treni, poi dicevamo prima, un treno al buio, avevano paura perché la rete ferroviaria va, ma questo non significava che non potesse arrivare qualche bomba certo. a viaggio, no? Quindi il treno viaggia ovviamente esatto. silenzioso, ma soprattutto viaggia buio, perché così i missili non possono individuarlo. Ma la cosa che le persone non sanno è che questi viaggi costano, e costano molto. Quindi le persone che vogliono comunque lasciare il paese sì. devono anche poterselo permettere. Certo. Ed è un prezzo caro quello che si paga per un biglietto, ecco perché alcuni non pensano neanche di poter partire certo. e gli altri purtroppo devono lasciare mariti, mamme, nipoti, figlie. Tuo papà come sta adesso? Mio papà sta un po' meglio, devo dove dire sta? Si è un po' ripreso. Beh. A casa mia, a Roma. Okay. A Roma con sua moglie, sì, lo sto accogliendo ovviamente a casa ecco, mia. Ecco, lì chi è rimasto di chi conosceva lui? Tutta la nostra famiglia, tutti gli amici, tutti sono rimasti. Abbiamo ovviamente proposto ad alcuni dei nostri di venire via, però è veramente difficile far portare le persone via, perché non vogliono, perché avevano una vita fino al giorno prima, perché sperano che finisca domani e soprattutto perché tutti hanno la nonna, il nonno, sai, i parenti bisognosi, per cui certo. non lasciano le persone. E le persone sono molto attaccate alla terra, la nostra terra è una terra bellissima, è una città bellissima, tutti i giorni ci svegliamo e guardiamo dove è cascato una bomba o l'altra per vedere se si è salvato, se almeno un minimo, Mariupol, anche proprio che è stata rasa al suolo. Allora, terribile, vediamo queste terribile. Immagini, abbiamo delle immagini con In bicicletta di Riccardo Cocciante, questa è la vostra canzone? Di te, il tuo papà? Ne abbiamo tante, una di quelle sicuramente. Passeggiando in bicicletta accanto a te,
pedalare senza fretta la domenica mattina. Fra i capelli una goccia di brina, ma che faccia rossa da bambina. Fai un fumetto ispirando, mentre mi sto innamorando, mentre mi sto innamorando, mentre mi sto innamorando. È una piccola gioia questa, il fatto che sia venuto mia, nonostante tutto, credimi, meno l'abbraccio male. Che ci siamo dati quando è arrivato è stato incredibile. Anche perché sai, io ho già lasciato il mio paese una volta, ho già visto quei treni partire quando è successo Chernobyl, poi la perestroica, cioè davvero non mi sarei mai immaginata aspettata. Che... sarei ritornata, no? Con le stesse paure. In realtà nessuno veramente si aspettava tutto questo. Allora Candida Morvillo è collegata con noi. Ecco, quella di Anna è una storia a lieto fine, no? Sembra quasi la sua, una delle storie dei bellissimi film che lei interpreta, ma questa purtroppo è verità e c'è tanta gente che è rimasta lì, alcuni anche della sua famiglia che sono rimasti lì sotto le bombe e che non vogliono andarsene, vogliono rimanere nella propria terra, vogliono combattere per difendere quella terra. Candida. Guarda, impressionante, commovente il racconto che ci ha fatto Anna, intanto perché la sofferenza di quel popolo viene da lontano, no? Ci ha ricordato che già lei bambina scappava, ragazzina scappava, quindi prima è un popolo tuttavia che è abituato a resistere e lei è riuscita a farci mettere nei panni di queste persone, perché ciascuno di noi se si ritrovasse i bombardamenti sulla testa, che cosa farebbe? Cioè, ti metti in salvo o se la tua famiglia resta lì, se le persone che ami sono per qualche motivo bloccate lì, cioè tutti quanti noi alla fine vorremmo difenderle. E quindi io capisco anche il suo dolore per tutti gli amici che sono rimasti giù, che hanno la loro vita, che hanno le loro famiglie o che non riescono a partire, tanti non riescono a partire perché non hanno le possibilità economiche di partire. Certo. Quindi insomma sono persone che combattono ma allo stesso tempo combattute, perché cosa fai? Vado, non vado, parto con questo treno che potrebbe essere un bersaglio, resto in casa mia ma poi mi cade una bomba. Certo. Le mogli che magari ecco non vogliono partire con i bambini per non lasciare gli uomini lì a combattere col terrore di non vederli più, cioè qualcosa veramente di straziante. Quindi io sono tanto felice per il papà che adesso è al sicuro a Roma con lei, però questa testimonianza ci fa pensare a quanto siano dilaniate milioni di persone in questo momento fra la scelta di aiutare il proprio popolo, il proprio paese, resistere, combattere, oppure salvare la famiglia, oppure salvare se stessi, o restare vicini ai propri cari, oppure andare a fare la resistenza. È veramente, veramente pazzesco. E quindi grazie ad Anna di questa testimonianza. No, ma grazie a voi. In realtà la testimonianza di stamattina, oggi è un mese dall'inizio della guerra. Esattamente. Non sai, fra amici e parenti, quanti matrimoni si sono celebrati così su due piedi, con piumino e tuta, di ragazzi giovanissimi che hanno voluto comunque celebrare il proprio amore. Perché proprio i ragazzi poi andavano, uomini poi andavano a combattere. Non sai quanti ne abbiamo, gli amici hanno raccolto qualcosa per fare un regalo e il regalo era un salume e un vino per cercare almeno di celebrare in mezzo a questi tempi brutti. Ma questo veramente scalda il cuore, perché le persone hanno voglia di vivere, hanno voglia di libertà, hanno voglia di ritornare alla propria vita. Grazie Anna per essere stata con noi oggi e per averci raccontato.